Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di scetticismo e ipnosi. Scetticismo. Io, ragazzi, parlo con te, sì, tu che mi stai guardando, 20 anni fa e anche prima mi sono avvicinato cautamente da scettico a questa materia, non credendoci, non ci credevo, avevo dubbi, avevo paura, chiamala come vuoi, pensavo a sette sataniche, chi più ne ha più ne metta, quindi tutto ciò che tu provi adesso, magari la prima volta, l'ho provato anch'io, ok? Poi una persona mi regolò un libricino sulla PNL e da lì iniziò il mio viaggio di scoperta, perché vidi i miglioramenti a vista d'occhio nel mio corpo, nella mia mente, nella mia vita, nelle mie attività, in tutto ciò che mi circondava, per cui anch'io un tempo ero scettico come te, anch'io un tempo avevo i miei dubbi e le mie paure sull'ipnosi come te, adesso invece ho trovato la luce e voglio trasmettere questo sapere a te. Hai capito il perché? Perché molti mi scrivono: sai dottore, io sono scettico qua là. Io gli ripeto sempre che non bisogna credere ma fare, come San Tommaso. Io sono un seguace, un fedele sostenitore della politica di San Tommaso o della credenza o mentalità tommasiana, cioè se non vedo, se non tocco, non credo. Sono un imprenditore, sono un imprenditore che usa l'ipnosi per sé, le sue attività, la sua famiglia, centinaia di persone che ho aiutato direttamente e indirettamente, per cui stai sfondando una porta aperta sullo scetticismo, sulle paure, sul toccare o vedere per credere, ma credere non nell'universo, in qualche entità strana, nello spirito universale, bla bla bla. Credere in te stessa, in te stesso. Ma secondo te, rifletti, tutti i personaggi famosi, la chiesa, la medicina, avrebbe riconosciuto l'ipnosi come medicina alternativa se ci fosse qualcosa di losco, di strano, di misterioso, di satanico? Fatti la domanda a te. E poi tutti i personaggi famosi, da Maria De Filippi a Kevin Costner, a Sylvester Stallone, a chi più ne ha più ne metta, avrebbero utilizzato l'ipnosi? E come se non bastasse, come se non bastasse, secondo te la lucertola, se gli tagli la coda, ha il potere di farsela ricrescere, ok? Rifletti e memorizza. La stella marina, se gli tagli un braccio, ha il potere di farselo ricrescere. E l'uomo, fatto immagine e somiglianza di Dio, ha o no il potere di cambiare la sua vita, di guarire da solo, di realizzarsi nella ricchezza, nelle relazioni, di vivere una vita in pace con se stesso e con gli altri, eccetera, eccetera? Punto interrogativo. Per me sì, a me è successo e credo anche a te, va bene? Succederà. Fammi tutte le domande, sono qui a tua disposizione, gratis ti risponderò. Sto pubblicando un libro a giorni su Amazon e voglio regalarti una copia e ti comunicherò il tutto sulla mia fanpage Ipnosi, Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Seguimi, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino e visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Al prossimo video, un bacio, un abbraccio.